buongiorno a tutti voi. Iniziamo insieme una nuova settimana, come sempre nel segno delle missioni, con viandanti sulle strade del Vangelo e con me, come sempre, Fra Raffaele Mangiacotti. Buongiorno, Fra Raffaele. Buongiorno, Maria Antonia. E questa volta in studio, non in collegamento, Fra Raffaele Maddalena. Buongiorno, Fra Raffaele. Buongiorno, Maria Antonia. Allora, iniziamo subito questa puntata ricordando un importante evento, ovvero il prossimo 22 maggio verrà beatificata Pauline Jaricot, fondatrice della Pontificia Opera della Propagazione per la Fede. L'opera che ha dato origine, ha dato la nascita alle Pontificie Opere Missionarie, e noi parleremo proprio di questo, di questa straordinaria figura, di cosa sono le Pontificie Opere Missionarie, e lo faremo in collegamento con il nostro primo ospite per questa giornata, Monsignor Remigio Bellizio, direttore della Fondazione Pontificia Domus Missionaris. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno anche a tutti i telespettatori di Padre Pio. Grazie Monsignor Bellizio per aver accettato questo invito che ci permetterà di aprire questa finestra su questa opera, appunto, le Pontificie Opere Missionarie, che ne inglobano diverse, e con lei cercheremo un po' di ripercorrere la storia, ma soprattutto capiremo qual è il senso e quali sono, come nascono e cosa fanno le Pontificie Opere Missionarie. Però vorrei partire prima da questa straordinaria figura, Pauline Jaricot, che il prossimo 22 maggio sarà beatificata, e alla sua figura è stato dedicato anche un film, Guardare dall'alto, realizzato dall'agenzia Fides e promosso proprio e prodotto dalle Pontificie Opere Missionarie. Sì, prima di tutto volevo dire che in Pauline Jaricot si avvera esattamente quello che la Chiesa dice riguardo alla santità, no? Perché la santità non è una prerogativa soltanto per alcuni eletti. La santità è di tutti, perché tutti siamo chiamati alla santità. E il fine naturale dell'uomo, il fine a cui l'uomo tende, è quello della santità. Lo stesso Gesù ci dice: cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? E quindi il senso della nostra vita è la santità. Siamo proprio all'indomani, Papa Francesco proprio ieri ha canonizzato 10 nuovi santi, quindi la santità è qualcosa che ha a che fare con la quotidianità della nostra vita. E ritorniamo alla nostra beata, quindi a Pauline Jaricot, che sabato prossimo viene fatta beata a Lione. E leggendo la vita di questa ragazza, lei è una ragazza come tutte le ragazze normali, le ragazze di fine Settecento. Lei è nata nel 799 e in più in una situazione non semplice, perché siamo dentro la piena rivoluzione francese e dentro anche un accanimento contro la Chiesa, quindi un anticlericalismo tipico di quel periodo durante la rivoluzione francese. Ma lei ha vissuto con semplicità una vita da ragazza, una vita anche agiata, perché lei è originaria di una famiglia ricca, di alcuni produttori che producevano la seta, avevano il lavoro e quindi stava bene, amante anche della bella vita, amante dei bei vestiti, amante dei gioielli, amante di tutto quello che uno può desiderare come una ragazza che è agiata verso la fine del Settecento. Ma c'è un episodio, poi bisogna dire che lei è l'ultima figlia anche di 7 fratelli, quindi una famiglia anche numerosa. Il papà e la mamma molto cattolici, ferventi, praticanti, e anche mettendo a rischio la propria vita, perché, come le dicevo prima,
siamo durante la prosecuzione della rivoluzione francese. Accade un episodio, come sempre il Signore attraverso delle circostanze della nostra vita cambia la vita, ce la cambia totalmente. È un episodio è collegato prima di tutto alla malattia di sua mamma, alla perdita anche di un suo fratello che morì all'età di 21 anni, e anche poi lei ebbe un incidente casalingo, una cosa quindi che la costrinse a stare a casa per un po' di tempo. E durante questo tempo, anche forse di riflessione, di meditazione, di silenzio e anche di malattia, ebbe una illuminazione. E quella di iniziò a pensarsi soltanto a 17 anni, e iniziò a pensare di consacrarsi totalmente a Gesù. Quindi iniziò a pensare che la modalità di come lei poteva vivere la totale appartenenza a Cristo è nella consacrazione totale, quindi iniziò a pensare alla verginità, quindi alla castità e alla verginità. E così, Monsignor Bellizio, mi scusi se la interrompo, però purtroppo non abbiamo tantissimo tempo e quindi ci tengo comunque a toccare, diciamo, i momenti più significativi. Da questa conversione, Pauline Jaricot inizia a pensare, diciamo, fonda quella che poi sarà la pontificia opera della propagazione della fede, che possiamo definire finirla il primo seme delle pontificie opere missionarie? Sì, c'è un episodio fantastico perché lei durante una partita di gioco dei suoi genitori iniziò a pensare una cosa che poi è quella che ha dato origine alla propagazione della pontificia opera della propagazione della fede. Iniziò a pensare: ma se io con 10 ragazze mie amiche iniziamo a dare un obolo, una monetina al mese per l'emissione, e altre 10, e altre 10, e altre 10, iniziò un'attività missionaria che a tal punto fruttò una gran quantità anche di monete e furono totalmente devolute alle missioni estere di Parigi. Allora, io E questo è adesso stato devo poi. andare in pubblicità, però le chiedo se lei ha la pazienza di attenderci un paio di minuti. Va So che lei bene. ha tanti impegni e quindi le promettiamo di liberarla subito, però ci tengo a ritornare ancora qualche minuto con lei dopo questa interruzione pubblicitaria, perché vorrei proprio chiederle cosa sono oggi poi, cosa sono diventate le Pontificie Opere Missionarie. Allora, diamo la linea alla regia per qualche istante e poi torniamo ancora insieme. Studio e torniamo a collegarci con Monsignore Emigio Bellizio, direttore della Fondazione Pontificia Domus Missionalis, che ci stava raccontando la storia di Pauline Jaricot, fondatrice della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, che sarà beatificata il prossimo 22 maggio, che è stato il seme che ha fatto poi nascere le Pontificie Opere Missionarie. Allora, Monsignor Bellizio, torniamo da lei, abbiamo pochissimo tempo, però le chiedo se riesce, ecco, in un paio di minuti a dirci cosa sono oggi le Pontificie Opere Missionarie, cosa sono diventate e cosa fanno. Io dico esattamente quello che Pauline Jaricot aveva in mente, che sono anche oggi le Pontificie Opere Missionarie. Prima di tutto un luogo, una preghiera, diciamo, quindi pregare per tutto l'orizzonte missionario. Quindi non è soltanto una raccolta di fondi, di progetti, di aiuti, ma prima di tutto una preghiera perché tutto l'orizzonte missionario ha bisogno del sostegno spirituale. Seconda cosa, è anche un aiuto attraverso progetti in tutto il mondo, quindi attraverso progetti missionari, cooperazioni in tutta la vastità dei luoghi missionari. E la terza cosa, ripeto, esattamente quello che Pauline Jaricot diceva riguardando la missione. Diceva:
15 carboni, di cui uno solo è acceso, 3-4 metà, ma se si uniscono tutti quanti questi carboni diventa un fuoco, e con questo fuoco noi dobbiamo evangelizzare il mondo. Le pontificie opere missionari sono all'interno della congregazione di Propaganda Fide, sono il luogo che hanno a cuore prima di tutto tutto il mondo, con la preghiera e con il sostegno attraverso progetti e opere di carità. E quindi diciamo un punto di riferimento per il mondo delle missioni, certamente un sostegno che poi non è solo materiale ma è anche spirituale, che appunto quello di sentirsi in una grande famiglia, possiamo dire così, sostenuti. Prima di tutto spirituale, perché una grande intuizione di Pongiorico è quello di fare il rosario vivente. Cioè lei, prima di iniziare a fare la monetina con i gruppi di persone, aveva organizzato gruppi di preghiere con decine di rosario, in modo tale che in tutto il mondo potessimo avere una circolazione del rosario, una preghiera vivente, si potesse sempre recitare il rosario a favore delle missioni. Uno dei suoi fratelli, Philippe, voleva partire come missionario in Cina, e quindi è un desiderio proprio di tutta la famiglia, gli stava a cuore il mondo delle missioni. Noi la ringraziamo davvero, Monsignor Bellizio, per essere stato con noi e per averci raccontato questa straordinaria figura e la nascita delle Pontificie Opere Missionarie. Grazie davvero e buone cose. Grazie a voi tutti. Grazie, Monsignore. Allora, fra Raffaele 1 e fra Raffaele 2, no, perché mentre Monsignor Bellizio, adesso mi voglio riallacciare proprio a quest'ultima cosa che ha detto, questo rosario vivente, gruppi di preghiera per recitare insieme il rosario appunto in tutto il mondo, non può non venirci in mente la figura di Padre Pio, ovviamente. Certo, ma non solo Padre Pio, ma penso anche San Francesco, perché questa ragazza, no, avete sentito, era ricca, figlia di tessitori, e quindi anche lei si fa povera, si dà l'annuncio del Vangelo, la preghiera, la carità, quindi è un carisma proprio anche che poi è quello delle missioni, è così, e devi avere sempre questo nel cuore, ecco, quell'amore dove devi pregare, devi operare con la carità e devi sapere anche annunciare. Che è quello che accade nelle vostre missioni, fra Raffaele. No? Oggi volevamo anche aprire una finestra sui vostri tanti confratelli, il noviziato, la custodia, ecco, dei cappuccini, proprio nella chiesa locale dove ci sono le missioni di Padre Pio, perché è importante parlarne e raccontarla. Sì, praticamente oggi cominciamo a raccogliere un po' il frutto dei semi seminati dai nostri fratelli che lavorano lì, dai nostri confratelli della provincia di Foggia dal 1965. Già da quegli anni si cercava di fare delle esperienze di giovani che, attirati dal nostro modo di vivere, volevano vivere la nostra vita, ma non c'era ancora un'organizzazione generale, e questo forse non ha portato tanti frutti. Però dal 1980 si è cominciato ad organizzarsi proprio a livello nazionale, a livello di Chad e Centrafrica, riunendosi, mettendosi insieme tutte le custodie presenti. Erano varie custodie presenti in questi due paesi. C'era la nostra, quella di Foggia, altri italiani di Foggia e di Genova e di Parma. C'erano altri francesi di Parigi, di Lyon, di Tolosa, americani del Canada, svizzeri, polacchi. Quindi era veramente un arcobaleno della presenza cappuccina in questi due paesi. E dagli anni Ottanta il generale ci ha spinti a unirci insieme, perché le forze cominciavano a indebolirsi, e lui ci ha fatto capire che mettendosi insieme si poteva agire diversamente nell'organizzazione, proprio nella formazione dei giovani. E a partire da quel momento ci si è organizzati nelle varie tappe. Abbiamo avuto varie accoglienze, 3 accoglienze
due in Centrafrica, una in Chad, dove alcune fraternità avevano proprio questo scopo di avere con loro questi giovani durante periodi un po' lunghi per conoscere realmente il desiderio che portavano nel cuore di intraprendere l'esperienza cappuccina. Dopo questa esperienza vissuta nelle nostre fraternità di accoglienza, c'era il postulato che si trova a Gorée e porta il nome proprio di Padre Pio, postulato Padre Pio, dove i giovani restano 2 anni e per conoscere ancora meglio la nostra vita cappuccina. Dopodiché passano al noviziato che è tenuto a Ndim, nel Centrafrica, ed è un posto molto molto bello, isolato da questo villaggio. C'è un laghetto, ci sono delle rocce, la cappella, lo dicevamo poc'anzi, è formata da 2 grossi massi con delle lamiere che la coprono, è veramente francescana perché è nella natura. Esatto. Dopo il noviziato c'è il post noviziato che è tenuto a Buar nel Centrafrica sempre, dopodiché i giovani fanno la teologia e vanno altrove o in Camerun o altrove e sono ordinati sacerdoti. Attualmente abbiamo veramente un buon numero di fratelli. Infatti stavo pensando proprio a quello, no? I numeri sono certamente diversi da quelli europei rispetto a vocazioni, noviziato. Poi prima di Pasqua facemmo un collegamento con Frantonio Di Mauro insieme ad un ragazzo che stava proprio per entrare, stava seguendo la formazione per poi entrare. Uno dell'accoglienza che pensava di entrare al postulato. Sì, lo ricordo molto bene. Sì, attualmente le cose sono, diciamo, molto migliorate in questo campo perché la viceprovincia o custodia, come porta il nome attualmente, è gestita un po' da loro, possiamo dire. Infatti il superiore locale è un centrafricano. I consiglieri, 3 su 4, sono locali, sono africani. E quindi tante responsabilità nella viceprovincia, guardiani, economi, sono veramente nelle loro mani. Il centro di cui abbiamo parlato, il centro handicappati di Mundù, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, è tenuto da uno di loro. Quindi veramente la viceprovincia è nelle loro mani. E da parte nostra c'è ancora questo impegno di sostegno economico per aiutarli nelle diverse attività che hanno. Che poi rappresentano quelli, come dire, si gettano le basi, possiamo dire, no? Per quella che sarà la chiesa del futuro, no? Fra Raffaele, a te ti è capitato di vedere anche dei percorsi, immagino, di formazione a voi che sono arrivati al termine con tanta soddisfazione, insomma, è sempre bello vedere poi quanti giovani, ecco, quello che ci sorprende sempre dell'Africa è proprio vedere quanti giovani vengono attirati dalla Chiesa e ruotano intorno alla Chiesa. Ma c'è anche uno dei motivi principali perché da noi, nelle nostre scuole, soprattutto quando all'inizio il seminario, anche quello di Donia, dove si mandavano i ragazzi, perché noi, ecco, custodevamo anche le parrocchie, quindi mandavamo anche a livello della diocesi. Ecco, sono ragazzi che anche se poi non sono riusciti ad arrivare all'obiettivo della vocazione, però oggi io, almeno quelli che conosco io, che ho conosciuto io, ecco, alcuni, uno di questi è diventato un dottore, altri 2 o 3 sono andati poi a studiare nel Camerun, a Yaoundé, e dunque hanno preso anche dei titoli importanti. Sempre però rimanendo anche a contatto sempre con le nostre missioni, perché stanno sempre aiutando, alcuni fanno anche, persino insegnano nelle nostre scuole delle CA, quelle dell'Associazione Cattolica, quelle nostre scuole, ecco, che sono gestite da noi. E questo è, perciò è importante anche saper orientare. Noi, il missionario è quello, mette il semino, butta il seme, se poi attecchisce bene il Signore lo sa, altrimenti servirà per altre cose. Una vocazione in qualche modo la esplica comunque. Noi ci incontrammo tra l'altro proprio l'anno scorso, se non sbaglio, fra Raffaele, tu eri qui nel mese missionario con anche un giovanissimo sacerdote che era appena stato appunto... Uno dei nostri giovani locali. E bisogna aggiungere che oltre ai giovani adulti che chiedono di diventare, entrare nel nostro ordine, c'è anche il seminario minore ed è tenuto sempre a Buar, dove accoglie 60-70 giovani, diciamo, venenti da tutto il paese. E è veramente interessante perché questo seminario non solo dà la formazione spirituale, culturale, intellettuale,
ma dà anche la formazione dei vari lavori. Hanno per esempio tante mucche, hanno tanti allevamenti di conigli, di galline, e di anatre, hanno dei giardinaggio. Che danno poi lavoro alla popolazione locale. Che praticamente loro è una formazione per loro, che serve anche per la presa a carico, perché per aiutarsi un poco, perché sono aiutati, ma loro da parte loro cercano anche dei mezzi locali, certo, per prendersi a carico, e quindi è veramente interessante, diciamo, e anche questo è molto bello. Ci sono due seminari molto vicini, il seminario dei Cappuccini e il seminario dei Carmelitani, i quali collaborano nella formazione, fanno scuola insieme i seminaristi, proprio perché mettendo insieme, certo, si arriva a collaborare meglio, e quindi è veramente bello questa. E poi c'è anche il seminario diocesano sulla collina, tre seminari in meno di un chilometro, diciamo. Chiamavano la piccola Vaticana. Ed è veramente bello vedere questa vallata che raccoglie tutti questi giovani che portano nel cuore il desiderio di intraprendere il cammino religioso sacerdotale. Bellissima immagine questa, con la quale chiudiamo questo capitolo per aprirne un altro fra pochissimo. Fra Raffaele ha nominato il Camerun Yaoundé, e vi porteremo idealmente anche lì oggi, perché nella terza e ultima parte di questa puntata avremo ospite Suor Paola Vizzotto, delle Missionarie dell'Immacolata, che ha passato una vita a portare la sua missione nelle carceri dal Camerun, appunto Yaoundé, in Italia, dove è oggi, e ci racconterà il senso profondo della sua missione e soprattutto la vita che ha trovato lì oltre le sbarre. A fra pochissimo. E rieccoci qui, come promesso, per raccontarvi di una storia straordinaria. Davvero abbiamo oggi, sono molto contenta, una testimonianza di missione davvero importante e preziosa. In Camerun la chiamavano la Sœur de Bandit, spero di aver pronunciato bene il francese, la suora dei delinquenti. In Italia è la suora delle carceri, da una parte all'altra del mondo. Suor Paola Vizzotto, 81 anni, suora delle missionarie dell'Immacolata, ha passato la sua vita in missione nelle carceri per portare davvero un aiuto e un sostegno a chi tante volte è purtroppo dimenticato, nelle carceri del Camerun, poi in Italia, e ci racconterà la sua storia straordinaria perché è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuta, Suor Paola. Grazie, buongiorno a voi a tutti. Grazie mille davvero di aver accettato il nostro invito. Intanto faccio le presentazioni, perché in studio qui con me ci sono fra Raffaele Mangiacotti e fra Raffaele Maddalena, che sono due missionari cappuccini delle missioni di Padre Pio, che mi accompagnano in questa avventura del mondo delle missioni, loro che insomma conoscono certamente meglio di me questo mondo, perché lo vivono e l'hanno vissuto. Suor Paola, a me ha colpito molto la sua storia, che con fatica riusciremo a sintetizzare in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, però ci proviamo. Intanto lei è stata, la sua prima esperienza in prigione è stata ad Ambam, nella foresta del sud del Camerun, è stato il primo carcere, sì, dove è entrata, giusto? Sì. Nel 1976, quindi tantissimi anni fa. Ecco, e ci vuole raccontare l'impatto, qual è stato? Sì, io non ho mai visto prigioni, non ho saputo mai niente, però il cappellano, missionario della missione, mi ha invitato per la messa domenicale e io pensavo una prigione come ce la immaginiamo. Invece era semplicemente un muro, una tettoia di frasche e degli uomini buttati su dei sacchi di paglia e con le catene. È stato uno shock improvviso, che però è stato, ho sentito subito che lì c'era qualcosa per me. Non mi sono spaventata come si aspettavano e ho continuato ad andare. Tutte le domeniche andavo col cappellano, ormai ho fatto amicizia con le agenti, con i detenuti, ed è stato il mio primo cammino con loro, la prima scoperta di persone, di uomini come me,
che nella vita avevano magari sbagliato, magari, perché a volte erano solo oppositori politici, ma che come me erano amati da Dio. E quindi abbiamo camminato insieme fino a quando ho cambiato missione dalla foresta del sud, estremo sud del Camerun, sono andata alla capitale. E anche lì, alla capitale, per un altro lavoro comunque, perché facevo altro, lavoravo nel collegio della missione, nei villaggi. E alla capitale ero stata invitata dal vescovo a lavorare per la diocesi, però una visita alla carcere della capitale, che è anche il più grande del Camerun, e può ospitare, aveva una casa che poteva ospitare 500 persone, costruita dai francesi come prigione, poteva ospitare 3.000-3.500 detenuti nei momenti politici difficili. Vedevamo un gruppetto di missionari, tra italiani, 4 italiani e 2 spagnoli, presenza di chiesa in questo mondo. E quando io sono entrata per la prima volta, anche solo per vedere, ho sentito veramente come una seconda chiamata, di quello era il mio posto. E da allora ho continuato ad andare a far parte di questa equip a tempo pieno, però ecco, ho lasciato tutto il resto, e col permesso ovviamente alla mia congregazione, che ha accettato molto volentieri, a tempo pieno parte di questa equip, che era un po' il vescovo ci diceva: siete il mio cuore in quella situazione. E personalmente mi ero presa a carico i minorenni, erano 180 ragazzini dai 9 anni ai 18, a volte solo perché figli di dissidenti, ragazzi di strada. Ero la loro madre putativa, anche in tribunale firmavo come madre, come se fossero figli miei. E abbiamo creato una specie di scuola di artigianato con prodotti locali, e per i quali io mettevo da parte dei soldi per quando potevano, se fossero usciti. Sor Paola, so che negli anni sono state tante le battaglie che avete portato avanti, ecco, per restituire la dignità a le persone appunto dietro le sbarre, però una su tutte vorrei citarla, perché mi sembra, a me ha colpito tantissimo, anche perché sono mondi che non, diciamo, a volte ci mancano proprio le categorie mentali per capire determinate realtà. Una battaglia è stata quella di dividere donne e minori dagli uomini perché non subissero violenze e abusi. Sì, è stato un po' il nostro gioiello, il desiderio più grande che avevamo, perché veramente era una cosa vergognosissima. E allora siamo riusciti, d'accordo con le autorità locali, a dividere i minorenni e farci aiutare da detenuti maggiorenni per la scuola e per un recupero. E poi le donne veramente erano trattate in una maniera, io non mi ero occupata delle donne. Poi un giorno ho sentito delle grida nella cortile centrale, sono corsa e stavano fustando una donna e il bambino piccolino era in braccio a un'altra detenuta che non riusciva più a respirare dallo spavento. Io subito mi sono precipitata dalle donne, ho preso il bambino, sono andata dalle donne e ho scoperto un mondo che non immaginavo. E da lì mi sono presa la responsabilità e abbiamo fatto di tutto per creare un ambiente migliore, ridare loro la dignità, la loro femminilità. Abbiamo lavorato tanto con l'aiuto di un'altra suora capace di cucire, io no, non sono capace, di aiutarle a fare dei lavori, a recuperare la loro dignità. Soprattutto le mamme con i bambini, ho visto bambini nascere sul tavolato e poco per volta anche all'interno del carcere far capire il valore della donna, il valore della maternità. È stato un lavoro lungo, ma però che mi ha arricchito tantissimo, mi ha formato tantissimo e che ancora adesso mi aiuta lavorando nel carcere di Roma. E dico sempre che l'Africa è stata l'università di me stessa nella fede, nella speranza e nell'umanità. Ecco, lei oggi lo ricordava, è appunto opera nel carcere di Rebibbia, dove le detenute sono circa 360, se non sbaglio. Quello che le vorrei chiedere su questa esperienza italiana, diciamo, che cosa
l'ha colpita di più, perché avrà trovato sicuramente una situazione, diciamo, diversa, però poi insomma i drammi che uno porta dentro sono comuni spesso, no? Sì, quando sono dovuto tornare in Italia, anche perché la malaria stava avendo la meglio su di me, e ho richiesto subito di essere fedele ai miei amici, soprattutto i condannati a morte, a cui avevo promesso che avrei continuato l'attività in carcere. Ho chiesto di entrare a Rebibbia Femminile, con permesso concesso immediatamente data l'esperienza, e le prime volte ero impressionata, diciamo, qui è un albergo, ma qui non è un carcere, abituata all'orrore, alle brutture, esatto, dell'Africa, no? Io dicevo, ma, e poi scopri invece che prima di tutto le donne sono donne sotto tutti i paralleli e i meridiani, sono donne e basta, sono donne come noi, come me, come lei, sono come noi. E poi quello che è terribile è che in Italia abbiamo la democrazia, parliamo di giustizia, parliamo di libertà. Beh, questo è molto da vedere in carcere, perché a volte, io dico sempre, sono un po' polemica, ma lo sono con gioia e certezza, che la giustizia è molto legata al portafoglio e al passaporto. Perché se hai un buon avvocato, passi. Se non hai un buon avvocato, cioè non hai soldi, rimani dentro e basta. Quindi quando penso ho visto certe donne proprio per furti piccolissimi, soprattutto le rom e le straniere, essere lì non difese, non aiutate, perché non hanno soldi per pagare l'avvocato, anche se sono avvocati d'ufficio, è uno strazio, è una pena, perché noi parliamo di democrazia, soprattutto di recupero, certo, di questa giustizia riparativa, di reinserimento, assolutamente. A restituire alla società, hai sbagliato, capisci il tuo sbaglio, cerca di riparare adesso, rientra nella società per il valore che tu sei e dà alla società quello che tu puoi dare. E qui mi piace tantissimo, Sor Paola, la sua definizione di polemica con gioia, perché davvero traspare, come dire, il suo animo, però leggo anche la forza di quello che lei dice, della sua testimonianza, che è quella di chi direttamente vive in quei luoghi. Quindi mi fa piacere che lei, insomma, mantenga questa determinazione anche per sottolineare quello che va, che non va, quello che va corretto, soprattutto, come giustamente lei diceva, in una società civile e democratica. C'era fra Raffaele e Maddalena che voleva chiederle qualcosa, perché li ho visti tutte e due molto, come dire, partecipi al suo racconto, soprattutto poi nella prima parte, quella africana, in cui loro, insomma, sono stati e che conoscono. Allora, c'era fra Maddalena che voleva farle una domanda. Abbiamo un minuto, però saremo bravissimi. Più che domanda, Paola, grazie della bella testimonianza. E siccome noi non è che lavoriamo lontani dal Camerun, siamo in Chad e in Centrafrica, sì, sì. E io proprio nel 78, quando arrivai in Chad la prima volta, avevo fatto la tua stessa esperienza. Andai per caso nel carcere a Mundu, nel centro di Mundu, in pochi metri quadri, centinaia e centinaia di gente promiscua, uomini, donne insieme, in locali veramente irriconoscibili. Tu sai bene il sistema sanitario, cosa là non esiste. E però la cosa bella è che dopo tanti anni, alla fine della mia esperienza missionaria, nel 2014, essendo responsabile del centro degli handicappati di Mundu, hanno costruito una prigione non distante da noi, una quindicina di chilometri dal nostro centro. Ebbene, io ho avuto, diciamo, la fortuna di andare a celebrare le domeniche in questa prigione. Ti assicuro che era dall'inferno al paradiso, perché c'era una prigione nella piena aria, non in agglomerata al centro della città, con tanto spazio intorno, molto vasta, con divisioni uomini e donne, con locali per accogliere i visitatori, con i vari locali per la preghiera, cattolici, musulmani, in una situazione certamente veramente qualcosa di impressionante come miglioramento.
Quindi veramente grazie per la tua testimonianza e complimenti. Grazie Sor Paola, davvero. Vi chiedo di lottare per le forme alternative, ce ne sono tante possibilità di non farle entrare in carcere, ma di essere utile alla società con le proposte alternative di lavoro. Assolutamente sì. Minorenni e le donne. Sì. Grazie. Impegnarci. Grazie davvero Sor Paola, grazie assolutamente sì, grazie per la sua testimonianza straordinaria, è stato bellissimo avere Sor Paola qui con noi, perché insomma la sua forza, 81 anni, una vita in cui davvero ne ha viste tante, anche una vita di battaglie che continua a fare, insomma, quindi forza, davvero condividiamo e siamo con lei. Grazie Fra Raffaele. Sì. Vorrei dire una cosa a Paola, Maria Antonia, riguardo a ciò che diceva il Monsignore prima, alle opere pontificie, io ho avuto una telefonata da una donna che mi parlava della non possibilità di realizzare qualche progetto grande, come un pozzo di 10.000. Allora, lei mi dice perché non consigliare proprio tramite Telepadre Pio che se c'è gente che può aiutare col minimo, anche con delle somme, però mensilmente, mettendo bene la casuale, per esempio un pozzo, quando si arriva poi alla somma giusta, mettendo insieme le varie offerte, si può realizzare questo progetto, perché se uno vuole realizzarlo direttamente non avendo i mezzi, certo, non si fa mai. Certo, assolutamente. Grazie Fra Raffaele Mangiacotti, grazie Fra Raffaele Maddalena, ci rivediamo lunedì prossimo anche con voi, con Viandanti, ma rimanete su Padre Pio TV perché la giornata continua.